vapore scende dalle nuvole e copre la terra. È il soffio dell'Onnipotente che tutto ha fatto. La sua gloria giunge come un turbine. Un vento impetuoso scuote gli alberi più possenti della terra, le cui radici sono nell'abisso. Il regno della morte trema ed una caligine copre le porte degli inferi. Le schiere del re galoppano sulle ali delle nuvole. Il sole nasconde la sua faccia e nega la sua luce. Tu, figlia del re, risorgi e vestiti di gloria. Il tuo redentore è alle porte e vendica l'affronto. Suona la tromba e l'araldo annuncia il lieto evento. Tu, vergine, che langui nella polvere, svegliati. Indossa la tua veste, veste di festa e non di duolo antico. Scuoti i tuoi piedi dal suolo maledetto e nasconditi nel seno dell'amato sposo. È questo il luogo del tuo riposo. Tu non temere il distruttore che semina la morte. Tu non temere la sferza del Signore. Vengo a salvarti dal grande seduttore, dalla morte che è nel suo veleno e che ha ingannato il mondo intero. Tu non temere, sposa amata mia, io sono la pace, la gioia del tuo cuore, io sono l'amato dell'infinito tempo prima che sorse questa creazione, ed io che io la feci per la gloria mia e per la rosa profumata. Lo sguardo tuo mi fa vibrare il cuore. Tu sei mia sposa ed io ti ho comprata da chi la morte mise nel tuo cuore. Amata mia, sorella mia, tu sei la sposa che mi ha rapito il cuore. Tu non temere, se passa il distruttore, il mio giudizio ho dato in mano sua. La coppa è piena dell'ira del giudizio. Ad ognuno il cibo di ciò che ha seminato. E già la scure posta alla radice e alti fusti schianteranno a terra. Ci sarà fuoco, fumo, odor di zolfo. La terra aprirà le sue sporche bocche e vomiterà il fuoco nel grembo suo immondo. Il mare schiumerà di rabbia per le ferite bestie e tutta la terra languirà di pena. La terra langue per le sue doglie e verrà fuori il frutto del suo ventre. Tu non temere, rendile il doppio di ciò che ella ti ha dato. Tu non temere se il leone rugge e le vipere escono dalle tane. Io te le ho date per essere schiacciate. Hanno ingannato tutti i vasi in terra. È falsato il mio creato. Hanno sfruttato il popolo dormiente. Non c'è occulto che non verrà a vista. Buonasera a tutti gli spettatori dell'associazione identitaria Alta Terra di Lavoro. Ci troviamo stasera in compagnia di Eliseo Bonanno, che diciamo, i più assidui frequentatori del web lo conosceranno sicuramente. Lui, diciamo, è salito alla ribalta nazionale per un'intervista che ha dato su Mediaset, su Canale 5, nella trasmissione di Barbara D'Urso, Pomeriggio 5. Oltretutto è stato intervistato anche dalla Zanzara, il programma condotto su Radio 24 da Parenzo e Cruciani. Però noi lo conosciamo proprio in veste di divulgatore della verità, cioè della parola del Signore nostro Cristo Gesù, che è la via, la verità e la vita. In pratica, in questo tempo così nefasto, così nebuloso, fatto di inganni, fatto di bugie, di mezze verità, c'è chi, come Eliseo Bonanno, che da 34 anni predica la parola di Dio,
predica la Bibbia e parla appunto delle vie del Signore, lui cerca di illuminare il cammino delle persone che si trovano purtroppo, ecco, a dover fare i conti con un sistema che spesso è soverchiante della natura umana, no? Che tende a schiacciarci e tende a imporci, diciamo, un pensiero acritico, un pensiero unico, un pensiero asettico che conduce al puro materialismo, cosa che noi rifuggiamo sempre completamente. Appunto, non so come iniziare, io penso che sia giusto e doveroso che sia lui stesso a presentarsi, perché anche io sono, diciamo, un suo grande fan da parecchi anni, io lo seguo Eliseo Bonanno dal 2017, quindi in pratica parliamo già di 4 anni, però poi ho visto anche molti suoi lavori precedenti. Quindi posso dire che sicuramente lui diciamo, ha fatto molto per tante persone per fare in modo che il Signore entrasse nella loro vita, cosa non facile al giorno d'oggi. Quindi un caro saluto, un caro abbraccio nel nome del Signore nostro Cristo Gesù a Eliseo Bonanno. Passo la parola a lui se vuole presentarsi brevemente ai nostri spettatori. Magari qualcuno lo conosce, però insomma è doveroso che lui parli della sua attività e di ciò, e della verità, insomma, che lui vuole esprimere con i suoi video, i suoi concetti. E un caro saluto a voi tutti, telespettatori, sia ai credenti che anche ai non credenti. Fratelli cari, dobbiamo essere obiettivi e io chiedo e spero che voi tutti vogliate conoscere la verità. Io sono per alcuni un simpatico vecchietto, ma forse per i molti un antipatico, perché coloro che sono contro alla verità, quando qualcuno parla in verità, gli dà fastidio. Chi vuole conoscere la verità potrà essere libero dagli inganni, perché il Signore Cristo Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Sono, come diceva il caro Francesco, sono da 34 anni che il Signore mi ha chiamato potentemente ed io ho iniziato a divulgare la verità, e prima c'era insieme a me la mia ex moglie e i miei due figli. Poi nel cammino ho dovuto continuare anche da solo per lunghi periodi, ma non mi sono giammai fermato. Ho avuto una chiamata molto potente che ho raccontato anche sul mio canale di Rumble, ho raccontato anche qualcosa, perché il Signore vuole che la sua parola, che la sua verità sia divulgata. Ripeto a dire, sono 34 anni, adesso ce n'ho 74. Nel corso della mia vita sono cambiate a poco molte cose e ho visto che più si divulga la verità e più si è perseguitati. E io sono stato perseguitato parecchio, anche da amici, parenti, familiari. Perché, fratelli cari, il Signore stesso ha detto: non pensate che io sia venuto a portare pace. Io sono venuto a portare la spada e i primi nemici dell'uomo saranno quelli di casa vostra. E vi posso confermare che è vero. L'ho vissuto sulle mie spalle e lo stanno vivendo anche sulle loro spalle tanti credenti, tanti figli di Dio, che hanno deciso di donare la propria vita al Signore. Adesso poi il Signore mi ha messo insieme al mio stesso Elohim mancante e sono, grazie a Dio, sposato con la mia dolce sposa Elisa. Ha qualche anno meno di me, soltanto 44. E degli stolti nel vedere il nostro matrimonio si sono pure scandalizzati. E non hanno giammai capito che l'amore vero è eterno e non ha età. Pertanto, fratelli cari, adesso continuo ancora a divulgare il regno di Dio, tra tanti attacchi dall'esterno, anche dall'interno, fratelli cari, ma la mia confidenza non è nell'uomo, tantomeno in me, Eliseo Bonanno, come uomo, ma la mia speranza e confidanza è nell'Iddio onnipotente.
Credo che questa sera toccheremo molti tasti importanti di eventi che sono sotto i nostri occhi. Francesco, non so se basta un po' questo sunto di chi è Eliseo Bonanno. Mi trovo a Gaeta, non in carcere. A Gaeta, ma la sede tua quindi adesso è là, Sì, e dove c'è l'ambasciatore, c'è l'ambasciata. cioè sul territorio, insomma, che riguarda pure le ricerche dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro. Sì, perché anche io ho visto anche un video che avete fatto a livello storico della città di Gaeta. Gaeta è una città, se così possiamo dire, di frontiera tra Sì. il Lazio e la Campania. È una bella pure cittadina e spero che anche i gaetani possano trovare la via che porta al cielo, che si chiama il Signore Cristo Gesù. Il nostro luogo rappresenta il regno di Dio su questa terra, perché in tutti questi secoli, da quando c'è stata la ribellione di Lucifero, questa terra l'hanno governata i potenti della terra, i rettiliani, i maledetti da Dio, gli umani venduti ai rettiliani, e hanno fatto tante di quelle cose scellerate. Adesso Dio rivendica il suo regno su questa terra, perché Dio è colui che tutto ha creato e toglierà a questi impostori tutto ciò che non è loro. Infatti, loro sono possessori del nulla e non possiedono neanche le loro vite, che presto gli saranno anche tolte da Dio, e gli sarà tolto tutto il maltolto. Pertanto, noi siamo qua per reclamare il regno di Dio. Nel Padre nostro che insegnò il Signore Cristo Gesù c'era scritto: venga il tuo regno. Adesso il regno di Dio è venuto qui su questa terra per regnare e per sterminare tutte queste bestie travestite da umani. Credo di essere stato chiaro, Francesco. Allora, in pratica spesso in periodi come questi, che comunque ci sono stati nella storia, non è la prima volta che accade una cosa del genere. Comunque abbiamo vissuto gli eccidi della prima e della seconda guerra mondiale. Io dico solo ai nostri spettatori, anche ecco, con la fermezza e la prontezza di spirito di Eliseo Bonanno, di riflettere sulle sue parole e comunque di pensare anche che nella Bibbia stessa ci sono stati dei casi emblematici come gli stessi Davide, Salomone, lo stesso Saulo di Tarso, diventato poi San Paolo, che nessun uomo è mai stato perfetto su questa terra. Quindi è inutile pure crucciarsi sui peccati commessi nel passato e creare questo circolo vizioso che poi ci rende sempre legati al male, legati al materialismo, vile, fine a se stesso. Cioè, è pure ora di elevarci, insomma, spiritualmente e di non considerarci solo questo corpo, questo involucro che ci contiene, che contiene la nostra anima, il nostro spirito, perché noi siamo molto di più, possiamo essere il tempio di Dio, no? E nel momento in cui Lui rivendicherà il possesso di questa terra maledetta, noi finalmente saremo liberi. Quindi si tratta solo di pazientare. Non si tratta di fare chissà quali acrobazie, quali salti mortali, quindi restare saldi nella fede e insomma non lasciarsi irretire da queste manovre che poi ormai sono molto bislacche da parte dei governi, cioè non sanno più nemmeno loro che pesci pigliare e vogliono solo mettere paura alla gente. Quindi se qualcuno che veramente sta in difficoltà, quello è il potere, perché il potere costituito su questa terra sa di avere i giorni contati e quindi cerca praticamente di portare più gente possibile dalla sua parte, ma ormai i tempi sono maturi. Io penso che parecchie persone si stanno svegliando ultimamente, quindi è anche dovere nostro, in qualità, insomma, d'associazione che comunque cerca di divulgare verità, noi a livello storico. Loro a livello spirituale cercava questo anello di congiunzione tra il terreno e il celestiale, lo spirituale.
Quindi, insomma, seguite con interesse questa intervista perché Eliseo Bonanno, insomma, le canterà seriamente ai potenti che ci opprimono. Cari amici, cari fratelli, e voi tutti che cercate la verità. Ma che cos'è la verità? È l'opposto della menzogna. Nella parola di Dio sta scritto che non c'è niente di nascosto che non verrà alla luce. C'è tanta gente che si nasconde e questi sono quelli che lavorano nell'occulto, che tramano, che fanno i loro inganni. E qui su questa terra ce ne sono tanti. Ci sono famiglie rettiliane. Qualcuno dice: ma che sono questi rettili? Beh, sono serpenti, vipere, bestie travestite da umani. Voi potrete vedere, ne vedete tanti, specialmente nei vari governi mondiali, i potenti della terra, li vedete lì, belli, lindi, con giacca e cravatta. Quelli sono rettili incravattati. Figuratevi che quando il Signore Cristo Gesù, dopo essere risuscitato, ebbe un corpo incorruttibile, anche lui poteva cambiare sembianze. Ma questi non hanno un corpo incorruttibile, questi hanno un corpo corrotto e sono diabolici e giacciono nel maligno, che è il principe di questa terra maledetta da Dio. Il Signore Cristo Gesù, dopo essere risuscitato, aveva la facoltà di passare anche a porte chiuse, di attraversare la materia e si presentò a due discepoli sulla via di Emmaus che non lo riconobbero perché cambiò pure forma. Questi maledetti da Dio sono bestie muta forma e guarda caso adesso spudoratamente sono usciti allo scoperto. Infatti, qui in Italia, chi è che governa ora? Chi è il primo ministro del Consiglio del Diavolo? Si chiama Draghi. DR staccato Aghi. Dottor Aghi. Li hanno preparato tutti gli aghi per inoculare la morte. E adesso, guarda caso, se, si stanno anche beffando. Draghi ha scelto come capo di Stato Maggiore di tutte le forze armate nazionali, udite, udite, un tizio chiamato Dragone. E guardate caso, poi anche nel cuore della Camorra c'è anche Mondragone, mio dragone. E guardate caso, anche il simbolo del dragone ce l'ha la Cina. Gli occhi di molti non riescono a vedere oltre il proprio naso. E stiamo vedendo che adesso una parte della popolazione sta facendo una sorta di rivoluzione. Anche Rita Pavone, 40 anni fa, diceva: viva la pappa, papà, col pomodoro, è perché un popolo affamato fa la rivoluzione. Adesso sta, ed è quasi in corso, una rivoluzione qui in Italia. Credo che voi tutti sappiate che leggi, che poi non sono neanche leggi, ma decreti legge, stanno imponendo sul popolo. Però io vorrei un po' tornare indietro e toccare l'argomento delle religioni. Perché le religioni, disse Marx, sono l'oppio dei popoli. Adesso hanno altri modi di lobotomizzare gli umani, renderli come chi si è fumato l'oppio, incapaci di intendere, volere, di capire, di pensare, perché c'è tanta gente che è incapace di intendere e volere, è incapace di pensare e di capire chi sono i religiosi. I religiosi sono razza di vipere, travestite da umani. Guardatele, si fanno chiamare, per esempio, il tuo predicello, come lo chiami? Don Peppino, Don Pasquale, Don significa Nod. Nod era ed è il primogenito di Lucifero generato su questa terra. Poi vedete, voi pagate l'otto per mille, pagate offerte, decime anche nel mondo protestante per foraggiare chi?
dei maledetti da Dio che stanno lì a predicarvi, dice la parola di Dio, dottrine di demoni. Perciò le religioni sono tutte, dicasi tutte, nessuna esclusa, luciferine, per non parlare poi quelle trinitarie, che dicono che Dio si può dividere in tre persone. Quando il Signore Cristo Gesù, pregando nella preghiera sacerdotale, disse: Padre, noi siamo uno e fai che siano uno anche quelli che tu mi hai dato. Dio una persona, Dio che è spirito, sono bestemmiatori, costoro sono oltraggiatori dello Spirito Santo, costoro sono i massoni. Guardate quel buon uomo dell'ultimo papetto alias Cicciuzzo dei gesuiti che era sul treno in Argentina con la mano nascosta, perché costoro sono quelli che tirano la pietra e si nascondono la mano. Appaiono in un certo modo, per esempio, le sommosse che ci sono state in questi ultimi giorni. No, noi siamo contro la violenza, questa è violenza. E loro sterminano le persone. Diciamo l'inoculazione di sostanze che a volte sono sconosciute, grafene o di luciferase o di alluminio, di bario e di tanti altri composti nel corpo umano. Questi ci vogliono inoculare. Ma qual è lo scopo? Perché lo fanno? Presentano questa inoculazione come qualcosa di benefico che salva le genti da grande pericolo dell'influenza stagionale. E pertanto dobbiamo comprendere che costoro hanno messo su una recita mondiale per sterminare la popolazione mondiale. Qui in Italia, a quanto si dice, hanno inoculato circa 40 milioni di italiani. E pertanto qualcuno ha avuto qualche effetto collaterale, non è passato niente, è morto. Dopo poche ore dell'inoculazione si è trovato orizzontale. Ora, perché tutto questo? E chi sono questi? Perché chi parla di certi argomenti lo hanno bollato, li hanno bollati come complottisti. Ma è complottista qualcuno che difende la propria vita? Anche la legge terrena prevede la difesa legittima. È legittimo che qualcuno non voglia sottoporsi a profilassi che portano alla morte? È lecito? È lecito a questi sterminatori fare quello che stanno facendo? È lecito imporre questa criminale profilassi atta ad uccidere e imporla a tutti i lavoratori dicendo: se tu non ti fai uccidere, tu non puoi lavorare, perché è stato imposto da quel brav'uomo del primo ministro del Consiglio che abbiamo adesso e quel bravissimo di quello precedente. Pertanto la popolazione che dovrebbe fare? Lasciarsi sopprimere? Dovrebbe portare i piccoli fanciulli a farli sterminare? Dovrebbe portare i piccoli fanciulli dal boia, da Moloch, per offrirli, e se protesta, deve essere anche perseguito per legge? Pensate, ce ne sono tanti, si stanno un po' ribellando e addirittura tutta quella brava gente dal Parlamento. Oh, noi non siamo per la violenza, condanniamo questa violenza e contemporaneamente sterminano la popolazione. A fin di bene, ovviamente a fin di bene, e
Molti di voi non sanno neanche cosa sono le tavole degli Illuminati. Si trovano in Georgia e si chiamano Widestone. Sono due blocchi, due grandi monoliti di pietra scolpiti quasi a beffeggiare le tavole della legge che Dio diede a Mosè sul monte Sinai. E praticamente sono venuti fuori un po' dal nulla, credo, nel 1976. E il primo comandamento di queste tavole della legge degli Illuminati esprime la bontà e l'amore di queste bestie travestite da umani. Il primo comandamento dice: riduci la popolazione mondiale a al di sotto di 500 milioni. Beh, al di sotto dei 500 milioni potrebbero essere 400, 300, 100, 10 milioni, ancora meno, al di sotto di 500 milioni. Non so se voi sapete che siamo arrivati ufficialmente dai censimenti mondiali a circa 7 miliardi e 800 milioni. Poi ci sono molti che non sono neanche censiti sulla faccia della terra e circa probabilmente un miliardo e mezzo non sono neanche censiti. Qui si tratta di sterminare almeno 8 miliardi di persone sulla faccia della terra. Ovviamente non è facile fare questo genocidio. Ebbene, loro con l'inoculazione hanno già previsto tutto, lo sterminio. E quando qualcuno è stato inoculato, perché sta parola di inoculazione può far pensare anche a un'altra parola, vabbè, comunque, e lo dicono loro, devi lasciarti inoculare per scongiurare la pandemia. Io pure c'avevo una panda una volta, poi l'ho portata allo sfascio, ma adesso a quanto sembra da un paio d'anni l'hanno riesumata, è riuscita addirittura a fare un viaggio dall'Oriente, dalla Cina, e venire a girare questa pandemia che sta girando tutto il mondo. Bisogna porre un rimedio a questa banda, bisogna demolirla. Se tu hai un po' di influenza stagionale, hanno deciso che è la pandemia. E pertanto ti devi lasciare inoculare. E molta gente è stata inoculata ed è guarita subito dall'influenza, è morta. Ma adesso questo che sta per avvenire è l'assalto finale attraverso anche le super tecnologie che interagiscono con la rete neurale. Hanno preparato tutto il 5G, il 6G, il 7G, servirà per decimare la popolazione inoculata. Queste cose la maggioranza della popolazione non li conoscono, però conoscono la trasmissione di Barbarella, la conoscono benissimo, Pomeriggio 5, l'ho conosciuta pure io. Sono persone molto così in alto, ma forse non hanno capito che più in alto pensano di essere, e più grande sarà il tonfo che faranno quando cadranno rovinosamente a terra. Io queste cose ve le sto dicendo non perché io abbia degli interessi personali, perché Dio vuole avvisarvi. Si suol dire uomo avvisato, mezzo salvato. Io vi avviso, ma se poi voi non fate il resto, non sarete mezzi salvati, ma sarete totalmente distrutti. Quello che sta per avvenire sulla faccia della terra è quello che è anche descritto nella parola di Dio, ed è la grande tribolazione. La grande tribolazione è qualcosa, dice la parola di Dio, che giammai ce n'è stata in passato e giammai ce ne sarà in futuro. Sta a dire, sta a significare che le atrocità che sono avvenute nella prima e nella seconda guerra mondiale, Totò le definirebbe
pinze e lacrime, una quisquiglia, una cosa da nulla, le due guerre mondiali. Ed è così, perché tutte le armi super tecnologiche che oggi hanno costoro, mi riferisco ad armi micidiali, la cibernetica, il collegamento del cervello dell'uomo con la macchina, col computer, affinché tutti diventano degli zombie, e lo sterminio, beh, lo sterminio a partire sia dai vecchietti che non sono più produttivi e dai bambini, ai quali, ai bambini, gli fanno una inoculazione appena nascono per prelevare il DNA e iniettare una sostanza benefica senza che i genitori stessi lo sapessero. Ma non è tutto, i genitori non sanno tante cose. Per esempio, i genitori non sanno che non hanno nessuna autorità sui figli. Nel passato c'era la patria potestà. La patria potestà accentrava l'autorità e l'autorevolezza solo sull'uomo, sul padre. Era patria potestà, potestà del padre. Dopodiché hanno detto, ma no, questo non è bene, per par condicio gli diamo l'autorità genitoriale, cioè diciamo che comandano tutti e due i genitori. È possibile che una nave sia comandata da due capitani alla pari? Un capitano dice 2 gradi a destra al timoniere, l'altro dice no, 2 gradi a sinistra, e il timoniere dice sto fermo e mi schianto, come ha fatto quel buon uomo di Schettino. Ora, è impossibile che ci siano 2 comandanti alla pari, l'hanno fatto apposta per mettere l'uno contro l'altro i coniugi, 2 persone che comandano alla pari. E allora, siccome c'erano tante divergenze di idee, quando non si mettevano d'accordo dovevano andare dal giudice e spendere pure un casino di soldi, cosa si sono inventati nel 2013? Si sono inventati la responsabilità genitoriale. È come dire, tu genitore non conti un cavolo, neanche nel tuo orticello se hai i cavoli, tu hai i tuoi figli naturali che ti sono stati affidati dallo Stato. Perché lo Stato, nel dire questo, io alla nascita mi approprio dei tuoi figli, te li affido. Hai l'obbligo di allevare i tuoi figli secondo le nostre leggi diaboliche, per esempio anche il gender, che è insegnato già in alcune scuole, ma potrebbero obbligare tutti a mandare i loro bambini innocenti a fare lezione di sesso, magari possibilmente con quella brava donna, non lo so, vabbè, quell'essere di lussuria. Potrebbe andare lì a insegnare tutte le pratiche che questo essere ha praticato. E se un genitore dice, ma io se sono porcherie queste cose, io mando i miei bambini lì, io non li mando, praticamente questo Stato può dire, ah, i tuoi figli ti sono stati affidati e pertanto se tu non fai quello che dice la legge, io i tuoi figli te li do e magari li do ai pedofili. Non dico per dire, avete solo la responsabilità di allevarli e di fare in modo che in loro vengano, si adempiano le leggi di questi criminali, no, tutta brava gente. Vi dirò ancora un'altra cosa. Hanno inculcato nel nostro immaginario collettivo il discorso della scuola dell'obbligo. E che cosa hanno insegnato? E adesso dicono che bisogna imporre che c'è l'obbligo della scuola dell'obbligo. Benissimo. E che se tu non rispetti la scuola dell'obbligo ti possono togliere i bambini, vengono i carabinieri a casa, ti arrestano. Se i tuoi figli non frequentano le scuole medie e adesso altri 2 anni ancora in più,
Ma quali sono le scuole dell'obbligo che i bambini devono per obbligo frequentare? Sono ancora solo le scuole elementari. Informatevi, io ho già fatto un video che lo potrete trovare su Rumble, sul mio canale Eliseo Bonanno, dove spiego tutti questi inganni perché la gente è terrorizzata. Voi, per legge, e questo tipo di legge può essere anche accettabile perché i bambini che frequentano fino alla quinta elementare non sono analfabeti, sanno leggere, sanno scrivere e si sanno fare anche qualche conticino magari con le dita. Se poi non li mandate alle scuole elementari, potete, non è una cosa grave, ma potete avere al massimo una sanzione di 30 euro. E tutto si chiude là. Non vi arrestano, arrivano i carri armati, le bombe a mano, dietro casa vostra, come hanno cercato di far capire. Non c'è l'obbligo di legge a far frequentare ai vostri figli le scuole medie e tantomeno i 2 anni delle scuole superiori. Se cercate questo video, è un video recente che ho pubblicato sul mio canale Rumble. Con questo che cosa vi voglio dire? Che c'è un inganno. Amici miei, fratelli miei, c'è un grande inganno. Hanno messo le leggi, poi l'hanno tolte e hanno fatto capire che erano rimasti, hanno fatto degli imbrogli e anche tutti questi decreti e decretini non hanno nessun valore giuridico. Noi come associazione, come vi dicevo, abbiamo contestato certe cose e abbiamo mandato delle raccomandate alle istituzioni, ai vari ministeri, e infatti abbiamo mandato adesso che è stato sostituito il Rettiliano al governo, praticamente l'abbiamo mandato pure a lui, a Draghi, ai Draghetti, l'abbiamo mandato al Ministero della Salute, dove c'è quel brav'uomo di Speranza che porterà gli umani alla disperazione. Lo abbiamo informato il Ministero degli Interni, il Ministero della Pubblica Istruzione e abbiamo contestato loro le cose scellerate e criminali che stanno facendo. Io, fratelli cari, sorelle care e amici che state ascoltando questo video, non ho nessun interesse personale, se non quello di avvisare i figli di Dio di non sottomettere la propria testa sotto l'accetta del boia. Purtroppo mi dispiace il sapere che molti operatori nel settore scolastico sono stati inoculati. Inoculati una volta, 2 volte, e adesso c'è la terza inoculazione. La stessa cosa purtroppo hanno subito anche le forze dell'ordine. Per sterminare il maggior numero di umani e poi inserire qui su questa terra le loro bestie, con sembianze pure umane. L'Eurogen 4, che cos'è l'Eurogen 4? Sì, l'Inter, la Juventus lo so, sai che cos'è, ma l'Eurogen 4 non lo sanno molti di che si tratta. È un esercito sovranazionale europeo che ha il compito di imporre le leggi, come ce l'avevano quelle brave persone, sapete, ricordate le SS, enorme persone veramente super squisite. Ecco, e possono fare tutto quello che vogliono e non devono rendere conto a nessuna nazione e alla giurisprudenza di nessuna nazione. Cioè loro sono autorizzati a venire in casa, a buttarti fuori e dire questa casa l'abbiamo confiscata. Ma non puoi dire nulla. Basta. La loro parola diventa legge sovrana. Ma pensate voi che Dio stia lì a guardare così questi criminali che vogliono sterminare l'umanità senza dire niente, senza fare nulla? Stiamo andando verso l'Armageddon. I prossimi
anni e mezzo circa saranno terribili. E questo flagello è già alle porte. Per andare a lavorare vi dovete lasciare inoculare, perché se no non puoi lavorare. Perciò se tu non approvi la tua inoculazione, tu non potrai andare a lavorare. E pertanto tu devi dire sì, io mi voglio lasciare inoculare. Ma se tu hai capito questi composti quanto sono letali, io ho fatto pure dei video, li potrete vedere sul mio canale di Rumble, la gente morirà in modo atroce, perché l'inoculazione, il grafene, porterà qualcosa che voi non immaginate. Alcuni dopo poche ore sono stramazzati al suolo e sono morti. Il grafene serve per creare dei trombi, dei coaguli, affinché il sangue si blocca, non ti arriva al cervello e muore. Poi, se ci aggiungi poi a questo il luciferase, in modo particolare della terza dose, lì la popolazione avranno tremende allucinazioni, si troveranno proiettati in una realtà che non esiste, e tutto questo avverrà col supporto della rete neurale. Voi queste cose li sapevate. Caro Francesco, io sento il bisogno di dire queste cose perché non posso vedere i figli di Dio torturati, uccisi, e i loro piccoli fanciulli, e la popolazione inerme sterminata da un nemico invisibile. Io non posso tacere. Sarei complice di questi da me maledetti, di questi maledetti da Dio che hanno deciso lo sterminio dell'umanità. Dio ha deciso anche il loro sterminio. Ecco perché se io vi dicessi che ho parlato con i potenti della terra, che erano radunati, se io vi dicessi che ho parlato con Bill Gates, che ho parlato con i potenti della terra, che ho parlato con Cicciuzzo alias Papetto Bergoglio, e che ho parlato con molti potenti della terra che mi hanno contattato, se io vi dicessi che ho parlato con Lucifero, se io vi dicessi che ho parlato con Nod, se io vi dicessi che ho parlato con le egregore che si sono ribellati a Dio, figli di Dio che erano nell'Eden, così come dice la Bibbia, una parte si ribellò a Dio, si mise con le donne e generò i giganti. Se io vi dicessi che i giganti, i corpi dei giganti sono le montagne che ci sono sulla terra ed anche alberi abbattuti, che erano tutto, la creazione inizialmente era gigantesca, che pensereste voi altri? Beh, questo vecchietto ha una sorta di demenza senile. Sarò io il demente o lo siete voi che non capite niente? Che confidate nella religione, nella falsa scienza, che addirittura siete convinti che la terra sia una palla? Ma la palla non è la terra. Sono quelle che vi hanno messo nel cervello i potenti della terra. Vi siete mai fermati a guardare l'orizzonte? Vi sembra curvo l'orizzonte? Ve lo fanno vedere anche dagli oblò degli aerei, con gli oblò convessi, e perciò diventano una sorta di grandangolare e ti fanno vedere le cose curve per l'effetto botte. Chi ha un po' di conoscenza fotografica sa che dico il vero. Credete? Non sapete voi altri, i religiosi, che nel 1300 con le loro bolle papali hanno proclamato e si sono proclamati padroni del mondo, ma siccome nessuno li ha contestati è diventata norma permettere questo. Io sono qua per contestare costoro. E per dire, sottomettetevi a Dio e non sottomettetevi a costoro. Certamente loro non vogliono che sia divulgata la verità,
ma io continuerò a divulgare la verità, perché il Signore Cristo Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno verrà al Padre se non attraverso di me. Egli è la parola. Ora vorrei io un po' passare la parola a Francesco, perché Francesco ha sentito nel cuore un salmo. Proprio ieri sera leggevo questo salmo, il Salmo 73, e pensando proprio all'intervista che avrei dovuto fare con Eliseo Buonanno, sono stato a riflettere molto, soprattutto perché lui parla spesso appunto di questi soprusi che i potenti fanno ai danni della popolazione. E questo salmo, a mio parere, è molto indicato e dimostra appunto che la Bibbia è la vera parola di Dio, e che bisogna sempre meditarla e comunque farne tesoro. Allora, Salmo 73. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori. Il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuore loro traboccano cattivi pensieri, sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili, come avviene d'un sogno, quando uno si sveglia. Così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. Perché io mi volevo riallacciare a quello che dicevi sui potenti, diciamo sull'oppressione che fanno sulla popolazione, sul fatto che non ce la fai a stare zitto, anche perché. Mi ricordo che tu in un video parlasti del fatto che la mafia e la massoneria non sono altro che due strumenti che appunto le forze del male usano per sottomettere la popolazione. E infatti nei comportamenti dei mafiosi c'è anche la mentalità di chi li comanda in pratica. È piramidale. Sì. Quindi veramente è un sistema che scende a pioggia, una sorta di malvagità che. Mano si allarga come numero, Sì. e al vertice c'è chi ha la potenza di tutta la piramide.
È uno schema di Ponzi, in pratica. Ecco, cioè praticamente la piramide c'è Lucifero al vertice, gli Illuminati, la massoneria, sotto la massoneria i politici e dopodiché ci sono le mafie. E sotto ancora, oppressati da questa piramide, ci sono i poveri, c'è il popolo che viene vessato e ingannato. Però quello che io mi chiedo, no? Visto che i mafiosi per la maggior parte ricercano un benessere personale, no? La maggior parte di loro forse è inconsapevole di quello che fa a livello generale, non dico nel particolare, per esempio fa dei crimini, vabbè, lo sa che fa dei crimini, però non sa di essere tipo una marionetta di un sistema. Sì, però c'è un discorso. Il camorrista che fa certe cose sa che sono illecite. Sì. Anche il ragazzino che va a scippare la borsetta alla vecchietta lo sa che è una cosa illecita. E pertanto la coscienza, e qui dovremmo aprire un altro capitolo e parlare della coscienza, perché la coscienza è consapevolezza. Chi va a rubare sa che sta commettendo un illecito e lo sa anche qualcuno che è nella giungla, che va a rubare nella capanna del vicino, lo sa. Ora il discorso è capire che questi spiriti immondi hanno cercato, se così possiamo dire, di addormentare o di uccidere la coscienza. Allora, nel momento in cui... Sì, di... Sì, io credo spesso di sé che prende, lo sai che ho notato io pure vedendola nel piccolo, diciamo. Cioè che spesso la Matrix, no, come la chiami tu, che poi io penso che sia una verità che loro ci hanno detto tramite quel film, quindi è giusto pure di chiamarla Matrix, pure perché se vai a vedere è una società di tipo matriarcale, ecco, pure perché Matrix. No? Sì, ma poi la parola Matrix significa anche madre trini, legata alla trinità luciferina. Allora, in pratica, quello che io vedo è che spesso, anche in quelle cosiddette coincidenze fortuite, che spesso magari in molti casi sono manovrate da spiriti immondi, da demoni, no? Avviene nella mente di una persona una serie di pensieri, congetture, che poi la conducono a fare azioni che naturalmente non avrebbe mai fatto. Secondo me anche questo è il caso, non so, degli attentati che accadono nelle scuole, tipo in Svezia, in America, che c'è un pazzo che arriva con il mitragliatore. Dovremmo comprendere che dovremmo distinguere tra una persona totalmente posseduta, che non ha facoltà di intendere e volere, e una persona posseduta dall'arte, che ha anche la possibilità di contrastare. C'entra anche la volontà dell'uomo. Certamente nella Bibbia c'è un episodio che parla del Gadareno, che era un uomo che viveva tra i sepolcri, aveva una forza inumana, addirittura lo legavano con delle catene a dei ceppi e lui riusciva a spezzarli. E pertanto quello era una persona totalmente posseduta e irresponsabile. Possiamo dire che gli spiriti immondi prendevano il suo contenitore e lo usavano come volevano. La cosa diversa è quando ci sono persone che hanno ancora la possibilità di intendere e volere e scientemente fanno certe cose. Allora un posseduto che fa qualcosa di criminale è giustificato, perché non ha facoltà di intendere e volere, anche la legge terrena è più clemente quando una persona viene dichiarata folle totalmente, commette dei reati, dice, non era in facoltà di intendere e volere. Ma ci sono menti criminali che sono in condizione di intendere e volere e vogliono fare il male e non il bene. E pertanto sono pienamente responsabili. Non è che tutti sono posseduti al 100%. E questo è importante capire. Nel momento in cui una persona è posseduta, ma ancora lo spirito umano ha la facoltà
di discernere, quella persona, se non si oppone a queste forze, è complice di queste forze, perché ha la possibilità di contrastarlo. E pertanto dobbiamo capire, la parola di Dio dice che il battesimo, quello dello Spirito Santo, è una richiesta di buona coscienza. E pertanto, tranne coloro che sono, come si suol dire, matti da legare, l'uomo ha facoltà di discernere. E il Dio mette l'uomo dinanzi a un bivio, il bene e il male. La via della benedizione è quella della maledizione. Allora, chi ha ancora facoltà di intendere e volere, scelga la via che vuole seguire, o la benedizione o la maledizione. È importante capire questo, che c'è una responsabilità anche dell'uomo, perché è facile dire sì, Satana mi tenta, e tu che fai per combatterlo? Allora, la canzone Elisè, una canzone dei La Cruz, mi sembra, che diceva, però penso la frase fosse di Shakespeare. Dice, posso resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Che è un po' la logica che ci hanno questi qua, praticamente. Come quella pubblicità dell'orologio. Allora, sì, esatto. Il discorso è capire che l'uomo molte volte non vuole resistere alle tentazioni perché le tentazioni piacciono all'uomo. Parliamoci chiaro. Non siamo ipocriti, perché tutto ciò che dà un piacere carnale piace a tutti gli uomini. Allora il discorso è il volere resistere. L'esistenza mette alla prova e di conseguenza provoca la resistenza. Trovo la forza nella paura, formo la parola, evoco la sua persistenza. E osservo come posso rendermi libero, se il mio pensiero non è libero dal verbo, dal corpo dentro il quale sono un servo effimero. Estirpero il sapere per contemplare l'eterno. Abbandono il fisico, rimango in bilico, sacrifico il bagaglio empirico per toccare lo spirito. Dove mi dirigo non c'è direzione, non c'è dimensione, ma solo la comprensione del criptico. Vediamo noi altri nella Bibbia un episodio di Giuseppe, che era un giovane, quasi forse ventenne. La moglie del padrone, dove lui era schiavo ed era in servizio, voleva giacere con lui. Ovviamente per un giovane, sollazzarsi poi magari con una donna ben navigata, è una cosa piacevole, a un giovane di 20 anni, insomma. Questo giovane resistette. E addirittura questa brava donna, ovviamente perché sono tutte brave donne, addirittura gli strappò il mantello. E col mantello poi disse al marito che era lui che voleva violentare la padrona e andò a finire pure in galera. Ma c'era un piano di Dio in tutto questo. Perciò il Signore Cristo Gesù è stato tentato, un giovane di 30 anni. Lui digiunò, fu portato nel deserto, quando ebbe fame arrivò il diavolo per tentarlo. Ma il Signore Cristo Gesù resistette a quella tentazione. Quanti sono quelli che resistono alle tentazioni? Noi vediamo che molte volte la gente non lo sa. Ci sono delle donne bellissime e degli uomini bellissimi rettiliani che adescano sia gli uomini che le donne, e quando hanno un rapporto entrano in risonanza e c'è un trasferimento di vibrazione di spiriti immondi tra un corpo e l'altro. Sia l'uomo che la donna hanno provato piacere. Il discorso è che dopo vengono i dispiaceri. E sotto la gente, beh, io mi sono fatto inoculare, vedete, posso andare di qua, posso fare questo, posso fare quest'altro. E quando arriva l'estratto conto. Molta gente hanno avuto una vita sessuale disordinata, si sono divertiti, ma dopodiché hanno scoperto di avere l'AIDS. Ma ci siamo divertiti, e dopodiché sarà il pianto dei vostri torti e denti. Perciò dobbiamo comprendere, voi tutti che state ascoltando, che noi tutti quello che seminiamo raccogliamo. È assurdo che qualcuno possa pensare, io c'ho l'orticello, semino i fagioli, ma domani alla raccolta
mi mangerò tante angurie, hai seminato i fagioli, raccoglierai i fagioli. Cosa sta seminando l'umanità? Sta seminando qualcosa di spirituale o sta seminando qualcosa di carnale? E se si semina per la carne, si raccoglie la morte. Perché l'uomo di oggi è maggiormente carnale. Poi qualcuno che vuole essere spirituale va a incappare nell'esoterismo, nelle pratiche occulte. Molti fanno yoga, e c'è poco da yogare, si direbbe in siciliano. Yogare significa giocare. Fanno i viaggi astrali. Ma dove cavolo se ne vanno? Lo sanno dove se ne vanno. Pensano, noi siamo andati, abbiamo visto questo, abbiamo visto quest'altro, noi siamo figli delle stelle e viviamo nelle stalle. Molti vivono nelle stalle e manco lo sanno. Perciò, cari ascoltatori, diceva Nunzio Filogomo, vicini e lontani, io sono qui per divulgarvi la verità. Per divulgare questa verità mi è già costato 34 anni di persecuzione. Ho avuto persecuzione dall'esterno, dall'interno e da tutte le parti. Ma grazie a Dio sono ancora qua. Sono ancora qua e non intendo minimamente sottomettermi ai rettiliani che governano le nazioni. Ci sono rettiliani puri e ci sono gli ibridi rettiliani, sempre travestiti con giacca e cravatta, voi non potete distinguerli. Guardate, poi c'è anche quel bravo uomo di Soros, amico di Horus. Ma voi guardate caso, guardate bene il dottor Agi che è al governo. Hanno tutte le borse sotto gli occhi. Che per controllare le borse. Costoro sono qui saliti in superficie per dominare il mondo e per sterminare gli umani e preparare l'uscita dalle viscere della terra di tutte le bestie, rettili di ogni razza e tipo, che non possono più stare nelle viscere della terra perché Dio ha aumentato la fornacella del Polo Sud. E pertanto sta aumentando notevolmente la temperatura nelle viscere della terra e non possono stare, devono uscire fuori. Adesso, tra qualche giorno, il 15 ottobre, inaugureranno la porta dell'inferno che hanno issato al Quirinale. Guarda caso, hanno messo al Colosseo un'enorme statua di Moloch, il dio che divorava e bruciava i bambini. E infatti stanno preparando questo sterminio per fare una sorta di sacrificio umano a Horus che sta morendo. Horus è Lucifero, il sole, perché Lucifero significa portatore di luce e il sole è portatore di luce, ma sta morendo. La potenza sua è al di sotto dell'1%. Non ha più il ciclo solare e perciò quando una donna non ha il ciclo è sterile e non può essere fecondata. Vedete intorno a voi che il sole sorge ogni mattina, ma vi rendete conto che ha perso la gamma cromatica, che tutto è biancastro? Lucifero ha abbassato la sua orbita, diminuendo l'energia elettromagnetica solare, che è quella che carica il magnete permanente Terra, sta girando più veloce e pertanto gli orologi ci segnano 24 ore, ma in realtà sono 8 ore. Ma infatti molte volte qualcuno dice, è finita la giornata? Molti hanno questa sensazione, non lo so se ce l'hai pure tu, caro Francesco, che la giornata, che il tempo vola. Prima a volte molti non sapevano come passare il tempo, oggi molti si rendono conto che questo tempo passa perché ci dobbiamo rendere conto che il sole è una cacchina di Mosca, non della Russia, di Mosca, che gira sulla Terra. Non so se alcuni di voi si ricordano
l'inaugurazione del Gottardo e tutta quella bella scenografia dove si vede un orologio che gira più velocemente, a volte non senso, perché Lucifero è impazzito, sto scimunito. Pertanto cosa succede? Immaginatevi, ecco, noi praticamente diciamo, io dico anagraficamente, di avere 74 anni. Ma io potrei pure chiedermi, ma è vero Eliseo che tu hai 74 anni? Dirò, non lo posso dire certamente. Un ciclo solare, un giro del sole, che poi forma un otto che è il simbolo anche dell'infinito, ecco, dura ogni giorno 24 ore. Ma nei tempi passati, nei secoli passati o nei millenni passati, girava sempre alla stessa velocità il sole? Emetteva lo stesso campo elettromagnetico? No. E se si scoprisse che il sole è girato, girava più velocemente, io avrei un'età minore. O se girava più lentamente, io avrei un'età maggiore. Anzi, al contrario. Pertanto, il tempo, infatti, se guardate un'altra cosa, quel brav'uomo, quello che era un po' sempre spettinato, Albert Einstein. Einstein, una pietra, ma che razza di pietra era, non si è capito. Lui ha coniato la fantomatica formula della relatività, dicendo che la velocità della luce era 300.000 km al secondo. Lo ha detto lui, nessuno l'ha confutato, perciò in tutti i calcoli si inseriva questo numero fisso di 300.000 km al secondo. Ma è vero? Se voi chiedete alla stessa scienza, dice che la velocità dei fotoni solari che raggiungono la Terra, che è la luce, può variare da 260-270.000 km al secondo fino a 500.000 km al secondo. Perciò c'è da chiedersi, ma caro Alberto Einstein, ma che cavolo ci hai raccontato? Se non è un numero fisso ed è variabile, che teoria ci hai raccontato? Ve lo siete mai chiesto questo? Ho chiesto anche al dottore DR, Piero Angela, in una chat con i rettiliani e con i potenti della Terra, gli ho detto, senti Pierino, vorresti tu gentilmente spiegarmi questo? E gli ho parlato della formula di Einstein dei fantomatici 300.000 km al secondo, come ha detto Einstein. Poi gli ho fatto anche qualche altra domanda. Gli ho detto, senti Pierino, mi vuoi spiegare una cosa? Quando voi guardate le costellazioni col telescopio elettronico, voi dite quella stella si trova a 250.000 anni luce e tu vedi col telescopio, guardi la stella. E se io ti dicessi, ma sei sicuro che quella stella è accesa? Non ci dici, certo, io l'ho vista. E se io invece ti dicessi, da simpatico vecchietto che ha la terza media di 70 anni fa, e se io ti dicessi che quella stella, visto che è 2500 anni luce distante dalla Terra, che quella stella ha portato in tutti questi 2500 anni luce, la luce è arrivata sulla Terra, e tu la stai vedendo, ma può essersi spenta. Perciò quel raggio di luce che ha mandato ha viaggiato nello spazio, ha raggiunto la Terra, ma la stella, la fonte, si è spenta. E tu la continui a vedere, ma si è spenta. Non mi ha saputo rispondere. Poi al contrario gli ho detto anche, in una parte della volta celeste, voi scienziati, e guarda caso i potenti radiotelescopi ce l'ha sempre avuto, uno si chiamava la Specula ed era gestita dai gesuiti,
E adesso ce ne sono altre due in Alaska, sempre di proprietà del Vaticano, che udite, udite, li hanno battezzati Lucifer One e Lucifer Two. Sarà un caso. E stavo dicendo, in una parte della vostra volta celeste dove non vedete nulla, voi dite quelli non c'è niente, solo materia oscura. E io posso dirti, mi consenta, ma se per caso voi non vedete niente perché la luce di qualche stella che è accesa lì non sono trascorsi ancora 2500 anni luce per arrivare sulla Terra, la stella potrebbe essere accesa e la sua luce non essere arrivata sulla Terra. È rimasto leggermente confuso ed è scappato subito dopo. Sto parlando di Piero Angela, un grande ricercatore con una decina di lauree honoris causa, un divulgatore, ma di che cosa? Avete mai pensato a questo? Con le stesse cose che dice la scienza assurda, potete contrastare, ma voi non ponete mente a niente. Fratelli cari, amici cari, per pensare non deve aprirti la partita IVA. Metti in moto qualche neurone e comincerai a vedere quanto è grande l'inganno. Io vi ho detto alcune cose. Questo che io vi sto dicendo è perché vorrei stimolare la vostra sete di verità. Il Signore è la via, la verità è la vita. Ma se non attraversate la verità, se non camminate nella via della verità, non arriverete a quella della vita eterna. Adesso è qualcosa. Io vi ho avvisato, uomo avvisato e mezzo salvato, l'altra metà la dovete fare voi. Certo, è anche importante conoscere le cose, le verità storiche, perché io proprio in questo gruppo di Francesco, A ho alta vinto. terra di lavoro. Ecco, mi dimenticavo la sigla. Ecco, ho visto per esempio un video interessante sulla storia proprio di Gaeta. Come ci sono stati tanti inganni, tante cose, neanche gli storici li conoscono. Perché non è che quando Francesco II dei Borboni, sì, possiamo dire un po', nascose anche per evitare la strage di Napoli, si nascose qui a Gaeta, non si nascose in un bunker sottoterra, ma si nascose nella sua reggia dove dopo c'è stato il carcere militare di Gaeta. Quella regia e le fortezze di allora avevano delle caratteristiche geometriche particolari perché avevano le pareti che erano spioventi, non erano dritte. E il motivo era quello affinché le palle di cannone che giungevano sulla parete della fortezza tendessero a scivolare e non ad entrare dentro come se fossero stati verticali alla parete. E pertanto c'era un motivo, ci sono tante altre cose nascoste agli uomini che io potrei dirvi, sono tante. Io credo che se queste cose che vi sto dicendo stasera sono un po' alla vostra portata e provate a elaborarle, a comprendere, potrei dirvi anche altre cose. Certo che se il caro Francesco mi darà la possibilità anche di fare altri video, perché tutto quello che è visibile, se tu non lo decodifichi, non lo comprendi. Per esempio, nessuno si è chiesto perché tutti i palazzi istituzionali hanno il triangolo e nessuno si è chiesto come mai all'ingresso della Basilica di San Pietro c'è un bel triangolo con l'occhio di Horus in mezzo. Ci avevate mai fatto caso di questo? Eppure sono sotto gli occhi di tutti. Avrei molte altre cose da dirvi, ma credo che questa puntata, questo video, sia magari stato abbastanza lungo. Che dici tu, Francesco? Beh, abbiamo toccato dei temi importantissimi, per esempio, ecco, tu hai colto pienamente, penso, anche lo spirito giovanile attuale, cioè che è quello un po' edonistico, insomma, di cercare piaceri terreni, che è una mentalità che si è diffusa da parecchi anni a questa parte,
che è proprio ciò che separa noi poi dalla conoscenza della verità, perché poi il piacere terreno non è altro che una distrazione. Io per esempio noto proprio da quando, cioè, il mio spirito umano e divino si è risvegliato, insomma, grazie anche all'opera che Gesù Cristo ha compiuto nella mia vita tramite anche la parola di Eliseo Bonanno, che insomma sta facendo tutto il possibile per farci inquadrare la realtà per quello che realmente è, quella dittatura in cui noi viviamo. E devo dire che l'altra volta stavo parlando con lui al telefono, io mi trovavo a Roccasecca, quindi approfitto anche per salutare Fernando Riccardi, che è il presidente dell'associazione Le Tre Torri, che collabora attivamente con noi, che si è anche candidato alle ultime comunali, non è riuscito purtroppo, ecco, a essere eletto al Consiglio Comunale per pochi voti. Comunque la sua lista ha vinto, quindi gli facciamo tanti auguri per questo mandato. Però appunto, dopo aver parlato con Eliseo al telefono, stavo camminando là dalle parti della stazione, poi oltretutto Roccasecca la nominava sempre Totò in un film, e Eliseo ne parla sempre di Totò in maniera anche un po' negativa, e infatti sappiamo che lui ha fatto parte della massoneria, si faceva chiamare il principe, che in realtà non lo era, vabbè. E mi è apparsa questa frase proprio sul muro. Mo non ricordo chi sia l'autore, però sicuramente Fernando, vedendo il video, saprà dirmi. Se hai l'impressione di guardare lontano, guarda ancora più lontano. E poi, praticamente, camminando ancora, mi sono imbattuto in una chiesa, che poi era una chiesa moderna in pratica, no? A proposito del discorso delle religioni, chiesa mastodontica, cioè gigantesca, tutta verniciata bene, con un'architettura moderna, eccetera. E campeggiava proprio sul lastricato prima di questa chiesa, proprio per terra, prende il pentacolo, cioè lo stesso che vedete sullo stemma della Repubblica Italiana, no? Che quello praticamente è un simbolo satanico, no? Però proprio, cioè, sparato davanti agli occhi, cioè in modo tale che veramente le persone che pensano che in quel luogo si veneri Gesù Cristo, cioè sorprendentemente state avvisate dell'inganno, come chi adesso si va a vaccinare, la stessa cosa. Nel momento in cui loro ti dicono la verità, anche se non te la dicono direttamente, però te la dicono tramite simboli, comunque sta alla tua cognizione, pure fa mente locale, Dio, ma c'è qualcosa che non quadra, insomma. Chi non si pone queste domande, cioè, purtroppo è destinato a perire, soprattutto oggi, cioè questo è. Non tutti sanno che se tu vuoi nascondere una cosa, mettila sotto gli occhi di tutti. Mettila a piena vista e la gente non lo vedrà. Perché c'è il triangolo con l'occhio di Horus all'ingresso della cupola di San Pietro? Per esempio, il Vaticano non è altro che l'ano di Vatica. Vatica era una dea etrusca. Cioè, è tutto palese dinanzi agli occhi nostri, per esempio. C'è pure il discorso, Elisè, scusa se ti interrompo, c'è pure il discorso della cosiddetta stella di Davide, no? Che in realtà non era la stella di Davide, ma era la stella di Astarte, che è un simbolo babilonese, no? E che in pratica, quando i nazisti la mettevano sul petto degli ebrei, no? Quello era un modo per marchiarli, perché in pratica nel momento in cui l'avrebbero uccisi, mo questa è l'interpretazione che do io, mo vedi se corrisponde alla tua. In pratica, quello era un sacrificio fatto a Satana, no? Quindi nel momento in cui loro erano marchiati con quella stella là, che era il suo simbolo, lo prende, è come se quel sacrificio fosse fatto per lui. E allo stesso modo, a mio parere, c'è anche il giglio, no? Che molti lo ritengono un simbolo di ribellione, che in realtà non è altro che la parte superiore della testa del Bafometto, che è in pratica anche, diciamo, i martiri cristiani della Vandea furono marchiati con quel simbolo, che molti ritengono di liberazione, invece era in realtà un modo per proprio segnarli come vittime del sacrificio a Satana. Il discorso è capire che questo marchio
del marchio della bestia, loro hanno sempre cercato di metterlo sugli uomini. Il marchio di adesso l'hanno messo e lo vogliono mettere dentro gli uomini. Ed è una cosa dove nessuno può scappare, perché un ebreo con la stella gialla a 5 punte sul petto, se riusciva a fuggire dai campi di concentramento, scappava da vita. Adesso chi si è fatto inoculare non può scappare. Ovunque va a quel marchio dentro, e ti dirò di più, è facilmente rintracciabile. Quello che stanno facendo con l'inoculazione non è altro che marchiare gli umani col marchio della bestia, per poi offrirli tutti in sacrificio umano gli 7 miliardi, 8 miliardi di umani che ci sono sulla Terra. E loro pensano di voler avere, vogliono avere un piccolo gruppo di umani totalmente lobotomizzati e resi come robot. Ecco il discorso della cibernetica, del collegamento cervello-uomo-macchina, affinché possano telecomandare, e la rete neurale serve a questo. Pertanto, possiamo dire ora come allora, nella Seconda Guerra Mondiale, tutti i morti che ci sono stati offerti a Lucifero. Perché? Per onorare Lucifero. Perché tutti i gerarchi nazisti, se tu per esempio prendi la parola Hitler, ci trovi rettile, che significa rettile. Non so se ci hai mai riflettuto su questo. Hitler era un rettile. Ci sarà pure la figlia di questo rettile, ancora in Germania, la cancelliera che vuole cancellare l'umanità. Chi dice la parola di Dio, chi ha intelligenza, conti il numero della bestia, che è 666. Dio e l'io sono. Il 6, se io dico 6, potrei dire a te, tu sei un bravo ragazzo, ma potrei dire tu sei come numero, e cambierebbe. Ma il numero che io dovrei dire è sempre lo stesso. Guarda caso, poi troviamo anche in lingua inglese sex, che significa anche sesso. Infatti tutta l'umanità sfrenatamente sta facendo delle orgie collettive. Hanno tolto la moralità a partire dai piccoli fanciulli, il gender. E tu guarda, ma sei sicuro che sei un bambino o una bambina? Il dubbio. Perché poi le grandi manifestazioni in tecnicolore, perché il simbolo dell'arcobaleno, perché il simbolo dell'arcobaleno e l'arcobaleno sono i colori del sole, perché innalzano Lucifero e tutta la gente va dietro questi simboli. E poi, diciamoci la verità, questi simboli sono anche legati all'omosessualità, al mescolamento. Un uomo che si sente attratto da un altro uomo, una donna che si sente attratta da un'altra donna, questo serve anche per diminuire la natalità, perché la donna che va con un'altra donna non può procreare e un uomo che va con un altro uomo non può procreare. Questa è la realtà, Francesco. È la realtà che è dinanzi agli occhi nostri. Le cose c'erano anche prima, queste cose, queste aberrazioni, c'erano anche al tempo di Sodoma e Gomorra. Gomorra è anche legata alla Camorra. Camorra significa amorra, amo Lucifero. La lingua italiana è una lingua criptata, caro Francesco. È una lingua dove ci sono significati nascosti che l'essere umano da solo non può capire. Li hanno nascosti. Non so, aspetta, se hai detto qualcosa che va decifrata, lingua criptata, si è interrotto un attimo il video, forse hai perso un attimo la connessione. Lo so, dobbiamo sapere che costoro ci stanno ascoltando. Stanno ascoltando questa registrazione ancora prima che tu la monterai e magari, spero, la pubblicherai in questa pagina. Ma tu devi sapere una cosa, che quando noi facciamo delle cose
per innalzare il regno di Dio, ci sono i santi angeli, e spiegherò qualcosa riguardo questo. Nella Bibbia sta scritto, e così è, che ci furono i figli di Dio che videro le figlie degli uomini che erano belle. Questo avvenne nell'Eden, dove chi erano questi figli di Dio non erano altro che tutti gli alberi del giardino d'Eden, compreso l'albero della vita, che era al centro del giardino. Perciò, dopo il peccato di Adamo ed Eva, i figli di Dio, che non erano altro che energia pura, Adamo ed Eva si potevano cibare dal frutto di quegli alberi, che era una ricarica energetica, soltanto vibrazione. Cosa fecero? Videro che le donne erano belle e una parte si prese quelle donne. E infatti generarono i giganti. Ora, è importante capire che gli uomini erano poi giganteschi. E quando ci furono le prime grandi battaglie tra le egregore che si ribellarono a Dio e concepirono nel grembo delle figlie degli uomini, concepirono i giganti, che non sono altro le montagne, le catene montuose, sono corpi di giganti fossilizzati. Cosa avvenne? Una parte di questi ribelli fu il restante dei figli di Dio, i quali non ingravidarono le donne, ma, se così possiamo dire, mandarono delle vibrazioni sessuali alle donne, ma non si accoppiarono con le donne e non procrearono, ma si pentirono immediatamente. E pertanto quelli sono i miei santi angeli, i nostri santi angeli, che sono di gran lunga più potenti delle egregore e più numerosi, che difendono i figli di Dio. Noi abbiamo avuto parecchi attacchi, anche mentre io facevo i video, e ci sono stati parecchi attacchi, delle vibrazioni che sono passate dinanzi alla telecamera, hanno provocato pure fermo immagine a volte. Questi maledetti da Dio sono nell'etere, e noi prendiamo l'occasione per cacciarli via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù, perché loro non possono sentire il nome del Signore Cristo Gesù. E quando mia moglie Elisa ha fatto dei cantici, molti sono rimasti stecchiti. Nell'ascoltare un solo cantico di Elisa ne sono rimasti stecchiti 800 di queste vibrazioni immonde. Si sono spente, sono spariti attraverso la potenza di Dio. Il parlare in lingue e il parlare in linguaggio degli angeli è il linguaggio di Dio, e loro non possono competere con Dio e tantomeno con gli angeli di Dio. Queste sono cose che molti magari rimangono stupiti, cioè il comprendere che ci sono scritte queste cose nella Bibbia. Il parlare in lingue non è una novità, è scritto nella Bibbia. In 1 Corinti 14, verso 2, sta scritto: chi parla in lingue non parla agli uomini, ma parla a Dio. E perciò, siccome sino adesso gli uomini non hanno più parlato con Dio, da quando sono entrati nelle bolge infernali delle varie religioni, specialmente quella pentecostale, dove tanta gente è ripiena di spiriti immondi, parla lingue strane che non sono altro che linguaggi di demoni che cercano di simulare il linguaggio dello spirito. Infatti vedete, tra addirittura i pentecostali, sti scellerati, perché io all'inizio ho conosciuto, i primi che ho conosciuto sono stati i pentecostali, sono stati quelli che mi hanno fatto la guerra più tremenda. E pertanto, fratelli cari, voi tutti che state ascoltando, cercate lo Spirito di Dio, perché sta scritto in Marco 16, verso 18 in poi: or questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Il primo segno, se lo leggete in Marco 16, se avete la Bibbia, è: cacceranno i demoni nel mio nome. Se noi altri siamo ripieni di Spirito Santo, abbiamo queste caratteristiche: cacciamo i demoni. E io da quei 34 anni
li caccio nel nome del Signore Cristo Gesù. Il secondo segno è che parleranno in lingue, ed io e i miei fratelli, i nostri fratelli, parlano in lingue. Non tutti, c'è qualcuno che ancora non ha ricevuto lo Spirito Santo, ma la stragrande maggioranza sono ripieni di Spirito Santo, cantano in lingue, lodano il Signore in lingue. Per parlare in lingue mica si deve fare chissà quali meditazioni e concentrazione, come faceva Padantuono. Il parlare in lingue è normale. Doresh fanaghe del sfanaghe di uri che stai taclando qui sfanaghe la quale io vorrei venire se c'è chi ne ha io voglio essere una critica per lui in idea. Ma ovviamente se io mi mettessi a parlare soltanto in lingue nessuno capirebbe, ma esiste anche il dono dell'interpretazione e molti non li sanno, sono scritti nella Bibbia ma non lo sanno. Poi c'è anche un'altra caratteristica: imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno, e noi abbiamo visto anche tante guarigioni. Poi c'è un'altra caratteristica: quando anche fossero morsi dalle vipere, e di ste vipere sapete quanto hanno cercato di mordermi, delle vipere morsero l'apostolo Paolo quando era sull'isola di Malta e aspettavano che lui morisse, dice ora gonfia e muore. Invece Paolo prese quella vipera che l'aveva morsicato, la scosse e la gettò nel fuoco. La vipera morì, ma non l'apostolo Paolo. E oggi tutti quelli che vorrebbero mordermi sono già morti. Muoiono loro e non muoiono i figli di Dio. Poi, quando anche bevessero alcunché di mortifero, non avranno alcun male. Loro già hanno avvelenato pure le acque, hanno aggiunto pure arsenico e porcherie di tutti i tipi nelle acque degli acquedotti, dicendo che sono lì super controllate per avvelenarci. Ma i figli di Dio il Signore li protegge. Pertanto questa è una realtà biblica scritta nelle vostre Bibbie che vi portate appresso da tanti anni. Per esempio nella Bibbia ci sono i 10 comandamenti. Tutti voi avete sentito parlare dei 10 comandamenti. Bene, se voi andate a controllare i 10 comandamenti in Esodo capitolo 20, troverete che il secondo comandamento dice: non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna di ciò che è nei cieli, sulla terra, sotto i mari, perché io sono un Dio. Dio ha in abominio le immagini. Immagini che poi gli uomini vanno lì ad adorare. Voi sapete che ci sono santi e santini in tutti i posti che negli ultimi 40 anni dopo la morte di Pio Pio, ci sono tante statue di Padre Pio sparse su tutta la terra. Ma quale padre? Ma quale Dio? Sapete, questo comandamento è nella Bibbia, anche quella cattolica. Se poi qualcuno di voi va a prendere il catechismo, farà una grande scoperta. Questo comandamento, questa brava gente, lo ha tolto totalmente. Perché sennò come avrebbe potuto portare le persone nell'idolatria? Non poteva farlo. Perciò togliendo questo comandamento, però poi hanno trovato una difficoltà, dice, mo che presentiamo i 9 comandamenti, ma tutti questi sanno che sono 10. Volpini, cosa si sono inventati? Hanno preso l'ultimo comandamento che diceva non desiderare la donna altrui, il bue degli altri, le cose degli altri, non concupire né la donna e né le cose degli altri. Era uno in Esodo 20. Allora loro, Volpini, risolviamo il problema e lo facciamo divenire 2 comandamenti per sopperire al secondo comandamento che abbiamo tolto. E hanno fatto il 9° e il 10° comandamento dicendo non desiderare la donna altrui e l'altro comandamento non desiderare la roba altrui. Avete visto come sono veramente volpini? E poi andate dietro a questi. Voi fate anche lasciti cospicui. Guardateli, non li vedete tutti i cardinali che sono vestiti di rosso, che è il sinonimo del peccato? Oh, quante cose avrei da dirvi. Ma forse stasera è meglio che mi fermo qua. Che dici, Francesco? Pace del Signore nostro Cristo Gesù e
Riva a voi, diciamo, la parola. Presento Elisa, che praticamente, vabbè, è la sposa anche davanti a Cesare, come dice sempre lui, di Eliseo. E nonostante la differenza di età, insomma, loro erano uno nell'eterno, e anche in questa realtà tridimensionale sono uno. Pace Francesco e pace anche a tutti voi a casa che ci guardate. Elisa, se vuoi, non so, perché i nostri spettatori sicuramente non conoscono che voi, parlava prima Eliseo del fatto che parlate in lingue e fate anche dei cantici in lingue, e tu in questo, diciamo, sei una maestra, possiamo dire, quindi se ci vuoi iniziare con uno di questi cantici in lingue, che sarebbe la lingua parlata dagli angeli, no? È da Dio, è la lingua parlata dagli angeli, da Dio e dai figli di Dio che appartengono al regno di Dio, al regno dei cieli. Infatti io sono solo uno strumento nelle mani del Sì. Signore, la Ma gloria. a proposito, la domanda che mi viene, ma quello strumento è una chitarra o è un ukulele? È un oculè, la stessa Ah, ok. No, cosa. perché spesso mi capita di pensare che la musica sia, non so, vagamente hawaiana. Sì. Sì, Beh, è un c'è. che è uno strumento tipicamente è hawaiano. usato anche alle Beh, comunque è uno strumento che stimola le vibrazioni alte. Penso, forse lo strumento principe in questo sarebbe l'arpa, però l'arpa ormai chi la suona più? l'arpa che suonava Davide e Sì. suonato questo piccolo strumento ispirato da Dio, ti dicevo. Di questi maledetti ne ha stecchiti 800 in un solo cantico. E noi vogliamo Allora, prendere da speriamo stavolta di stecchirne altri 1000, così siamo un po' più liberi. gloria a Dio, gloria a Gloria a Gesù, Dio, la parola a Elisa con il suo cantico. gloria a Dio. Le mia mie sireno menia lua ne O querelamo a selinendo oriendi a silo e era amado a seravo in amerolea, e che era la bonda mera ne serano amidalandoa. Ario belano ane marolesse ando cavenaeran Bye.
Grazie Elisa di questo cantico bellissimo, come sempre. Non so, io a proposito di queste interviste che sto facendo ultimamente, in pratica Elisa mi sta venendo a dirti sta cosa, perché allora noi in questo momento stiamo venerando il Signore Gesù Cristo, no? E allora io sono nato il 12 dicembre, no? E allora c'è un passo dei Corinzi, che in pratica 12, capitolo 12, versetto 12, poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. E quindi ecco, diciamo, condividiamo l'eternità insieme, e il fatto che questa musica così dia pace, dia gioia al nostro cuore, cioè è anche sinonimo di vicinanza, insomma. Vicinanza nel Signore Gesù Cristo che sempre ci illumina il cammino, e spero ci strappi presto, insomma, da questo mondo ormai corrotto, maledetto. Volevo anche presentarvi i nostri fratelli qua del direttivo. Siamo dal più giovane, il nostro caro Francesco Desiderato. Francesco Desiderato. Francesco. Pace, pace. Che siamo coetanei, mi sa, no? Tu sei del 93, o sbaglio? 92, ok. Ho sentito la tua testimonianza, abbiamo una storia molto simile, lo sai? Gloria a Dio. Gloria a Dio. Piacere. No, dico, anche a me fa piacere, insomma, che uno sia riuscito a togliersi dalle lordure di questo mondo, ecco. Il fratello Francesco Desiderato è anche il nostro diacono della Chiesa, e Elisa è anche la diaconessa di questo gruppo, per aiutare sia i fratelli che le sorelle. Poi abbiamo un altro fratello, il fratello Franco. Noi, fratello Franco, carissimo. Io non ho mai parlato. Ciao Franco, è un piacere conoscerti veramente, buonasera. Io seguivo molto quando faceva delle puntate del Pane Quotidiano, no? Quando parlavi tu, veramente, guarda, non so, perché sarà comunque che sei anche un tipo telegenico, no? Insomma, riuscivi a essere sia spiritoso che serio, che non è facile, insomma. Comunque, il fratello Franco è anche il pastore di questo nostro gruppo, insieme ad un altro pastore. Gloria a Dio. Gloria a Dio sempre. Piacere anche a me molto di... E c'è. Piacere, piacere mio, piacere per Gesù, insomma. Pace, pace. Incrociare. Pace. Al fratello Claudio, che anche lui è il nostro pastore. Pace. Ciao fratello Claudio, buonasera. Tu sei quello... da sempre attivo sui social per cercare di diffondere la parola di Eliseo, cioè la parola di Dio che si manifesta tramite Eliseo. Grazie a Dio ce ne sono tante adesso, fratelli e sorelle. Almeno abbastanza, gloria a Dio. Il Signore dice che la sua forza è nella potenza, la potenza della verità, e grazie a Dio la potenza sta arrivando ai quattro canti per grazia di Eliseo e di tutti i figlioli di Dio che cominciano a divulgarla e che con potenza la manifestano nel loro vivere quotidiano. Gloria a Dio. Si può proprio vedere, lo dico per i nostri spettatori dei miei video, no? Cioè dei video dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro, proprio da loro, guardate la loro pace, la pace che hanno negli occhi e la pace dello sfondo, insomma,
è proprio, si vede che c'è qualcosa di che va oltre la natura terrena, umana, insomma, che regge i loro spiriti, insomma, li tiene forti, nonostante tutte le avversità, perché poi immagino che per voi non sia facile, ecco, diffondere questo tipo di messaggi oggi. Certamente, certamente il nemico cerca di opporsi, ma noi ci opponiamo al nemico, lo cacciamo via nel più profondo degli abissi e avanziamo nel nome del Signore Cristo. Aspetta, lo posso dire per una volta con voi questo? Perché in video non l'ho mai detto. Via negli abissi nel nome del Signore Cristo Gesù. Chiunque voi siate, nel più profondo degli abissi, siate nelle case. Gloria a Dio. Gloria a Dio sempre. Gloria a Dio. E non so, pace del Signore nostro Cristo Gesù a tutti i nostri spettatori, e speriamo che questo video vi abbia fatto riflettere, vi abbia fatto prendere coscienza di questa realtà ultraterrena, che è appunto il Regno dei Cieli, che sta per tornare appunto anche su questa terra maledetta. Mettiamoli tutti in primo piano, eccoli, l'ambasciatore e i diaconi, pace, del Regno dei Cieli in terra. Il Signore ci benedica, un abbraccio a tutti voi che avete sentito questo video, che il Signore possa benedirvi individualmente, che possa benedire le vostre case, che possa benedire i vostri figli, che possa darvi pace, quella pace che tanto gli uomini anelano e che non è la pace di questa terra, ma è la pace che proviene dall'Iddio Altissimo. Che il Signore possa proteggere le vostre famiglie, che possa proteggere i vostri piccoli fanciulli e che gli angeli del Signore si possano accampare intorno a voi per proteggervi in queste battaglie spirituali. Il Signore ci benedica e, come spesso dico, alla prossima, se la prossima, la prossima ci sarà.